Direttamente a foro balcone, spaghetti, alici, taralla e limone. Ha fatto pure rima. Vieni con me, mi dispiace che l'ha già sconciucato, ma mo' assaggiamo. Dimmi un poco. Aiuto, vieni con me, ti faccio vedere come l'ha già fatto. A fine lo mondo. E piccanti, gli ingredienti stanno tutti quanti qua. Alici fresche che me le sono pulite, spinate, asciugate, tanto belle. Poi taralli napoletani che li ho fatti io. E facciamo le orissati, colatura di alici, limone non trattato, prezzemolo, peperoncini, aglio e spaghetti. Vieni con me che ti faccio arrivare. La prima cosa, andiamo a smorzare i taralli napoletani che ho fatto io. Voglio, andatevelo a vedere pure la ricetta di come l'ho fatto. Ma giusto poco poco, perché adesso li andiamo a passare in padella. Va in padella, facciamoli tostare un po'. Nel frattempo che qua stiamo tostando il tarallo in un'altra padella. Un bel po' di olio d'oliva. Ci mettiamo un po' di aglio a rosolare con un poco poco di peperoncino. Mamma mia. E come sono bella sta dura. Poi a cucinare fuori un balcone. E alla fine lo Si è rosolato il tarallo, lo metto da parte perché fra poco l'aglio si è imbiondito tutto. Quando l'aglio si è rosolato ma non bruciate, attenzione, ci andate a mettere prima un po' di acqua così per far abbassare la temperatura, io l'ho tolto anche dal fuoco, e poi ce ne mettete abbondante acqua. Sapete perché? Perché lo spaghetto quando bolle l'acqua, cioè a mammanà la dita. L'acqua bolle, ci buttiamo un po' di sale, non molto, perché poi più tardi ci andiamo a mettere anche la colatura di alici e gli spaghetti e mangiamo direttamente dentro. Mamma mia. Non ve lascio neanche immaginare che altro che sta scena. E che se solo aglio, olio e peperoncini, ma il resto viene dopo. Ogni tanto girate sempre gli spaghetti che si potrebbero attaccare e quando si prosciuga l'acqua ce ne mettete giusto un altro po'. E continuate fino a cottura che volete, al dente, mi raccomando. Vedi che tutta questa bella cremosità che sta uscendo? Allora, adesso incominciamo a condire proprio per bene questo spaghetto. Sapete perché? Vedete che è ancora un po' brodoso dentro, un po' acquoso. Mo' ci vado a mettere le alici che ho semplicemente sminuzzato. Mancano giusto 2 minuti di cottura alla pasta e siamo quasi pronti, perché ci dobbiamo mettere altri due, tre ingredienti fondamentali. Guardate qua com'è bello, vieni a capire. Cancellori, guardate qua, la fine romana. Guardate qua, che bella crema, vedi? Guardate qua quanto è bello, guardate. Pensate che è finita? No. Vieni qua, vieni. Vediamo una bella grattugia com'è bella cucina fuori un balcone. Limone non trattato, di Amalfi. Pigliam. Ci portiamo un po' la coppa. Mi raccomando, solo la parte gialla, non la parte bianca. Mi caduto questa scena. Veramente, no. Ti faccio arrivare, amore mio. Sì. Un po' di prezzemolo, voglio. Colatura di alici, spettacolo puro. Facciamo prima la bottigliella che era poco complicato, aspettate un attimo. Mamma mia, Carmela! Che E voglio, dolore! questo è il bello della diretta. Colatura di alici, ma giusto un pochettino, perché questa è bella forte. Voglio, ma si sente l'odore? Madonna mia, i caddora! Mamma mia, però sapete che ci manca ancora? L'ultimo pezzo ancora, ma sì. Guai, caddora! Ma io, è una cosa che non si sa fare. Ma ce la metti giusto una punta. Basta, basta. Guardate qua. Guardate qua. Vieni, vieni. Che cremo, eh? Andiamo a impiattare. Eccoci qua. Ci mettiamo questa bella granella di tarallo, solo una fila. Un po' di sughetto con queste con questi pezzetti di alice. Dio, guardate che bello sughetto. Giusto un altro pochettino di sugo e adesso voglio andiamo all'assaggio fuori un balcone.
assaggiamola un attimino, eh? Ma io sto a dieta, lo so, a mo non gli voglio qua liscia, ma si può fare. Ma io, un'esplosione di gusti per l'estate e veramente a fine romuna. E mo, se permettete, mo vado a mangiare. Un abbraccio a tutti e cucinate sempre con cuore a fine romuna.